Ringrazio i presenti che mi fa l'onore oggi di essere qui con voi. Questa è l'undicesima edizione di Universo Donna. Che cos'è Universo Donna? Universo Donna non vuole essere altro che un momento di riflessione e di formazione per quanto riguarda l'aspetto della violenza di genere. Purtroppo sono 11 anni che noi portiamo avanti questo discorso, dico purtroppo perché oggi, proprio l'altro giorno di nuovo, abbiamo assistito ad un ennesimo femminicidio. Noi vogliamo essere una parte, diciamo, della società, vogliamo partecipare a risolvere questi problemi con questi eventi interdisciplinari in cui l'arte fa la sua parte insieme a quella che è la professionalità di docenti, giuristi, avvocati, tutti con l'obiettivo di cercare di risolvere il problema alla base, perché il problema è fondamentalmente culturale. I motivi possono essere molteplici per cui un uomo è portato ad avere questo momento di violenza nei confronti della donna, però alla base c'è un retaggio culturale, penso che la società deve affrontare seriamente il problema del femminicidio. Si può dire che ogni giorno, ogni 3 giorni, una donna viene uccisa. È un problema che nel tempo, invece di decrescere, aumenta. E quindi, amici, vogliamo sapere perché questo avviene. Io l'altro giorno ho ascoltato per caso un uomo che, rivolgendosi alla moglie, diceva: "Fai la donna". Io non ho capito che significa "fai la donna". Spero oggi, era lui, spero che oggi questo, bene o male, riusciremo a risolvere il problema del significato di "fai la donna". È una parola che è peggio di uno schiaffo, penso, per una donna. Oggi la donna fa parte della società, ha anche un ruolo importante nella società, quindi "fai la donna" cosa significa? Esiste il ruolo donna e il ruolo uomo? O siamo tutti uguali di fronte alla società? Io oggi devo presentare dei personaggi illustri come il dottor Fauzi Francesco, che è dirigente della divisione di anticrimine del Ministero degli Interni, in rappresentanza della Questura di Bari, che ci parlerà dello stalking flash. Poi presenterò l'avvocato Palumbo Filiberto, che è un penalista ed è membro del Consiglio Superiore della Magistratura, ex. È il professor Leo Lestingi, che è un teologo e docente della Scuola di Teologia di Bari, Facoltà Pugliese. E con loro spero di risolvere questo problema. Io me lo sto chiedendo da molto tempo. Che significa "fai la donna"? Ancora non l'ho capito. Mia madre non me l'ha detto come si fa la donna. Mi ha soltanto insegnato ad essere un buon cittadino, a rispettare il prossimo, a lavorare onestamente. Ma "fai la donna" non so cosa significhi. Do la parola al dottor Fauzi Francesco. Io non ho la pretesa né di essere filologo né di essere linguista, per cui questo tipo di problematiche, di impostazioni che sono il frutto di un retaggio culturale particolare, a questa io non potrò dare una risposta precisa. Io sono qui in rappresentanza del Questore che saluta tutti quanti voi. Io sono il dirigente dell'ufficio della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Bari che si occupa essenzialmente, dei reati contro, diciamo, le fasce deboli, in particolare appunto
appunto le donne, in particolare i minori. La divisione polizia anticrimine è un ufficio nella questura di Bari che è un ufficio di coordinamento, serve per coordinare sia dal punto di vista investigativo che dal punto di vista preventivo, infatti di questi a grandi linee vi racconterò della nostra attività, tutte le attività di polizia che poi sono svolte sul campo dagli operatori di polizia, dalle volanti alla squadra mobile ai commissariati, che sono poi gli operatori che sul campo tutti i giorni, ecco, affrontano problemi che vanno anche al di là del femminicidio, al di là dello stalking, al di là dei maltrattamenti in famiglia. E chiaramente dicevo perché in chiave preventiva oltre che repressiva. Il nostro, io mi piace fare quando facciamo questo tipo di incontri, proprio perché da parte nostra c'è stata, e ve ne darò menzione, l'anno scorso nel 2017, un forte impegno del Ministero dell'Interno per la tutela delle fasce deboli e soprattutto appunto la tutela e la difesa della donna, perché purtroppo statisticamente il 2016 è stato un anno veramente tragico, poi vi racconterò e vi dirò i dati. Dicevo, mi piace in questi incontri in cui noi abbiamo come mission proprio quella di dare, spiegare culturalmente, di far sì che la polizia non sia vista solo nella chiave repressiva, ma soprattutto, ecco, in chiave culturale, come strumento di crescita culturale per i cittadini, oltre che viste in chiave appunto repressiva. Mi piace fare questa distinzione che nell'ordinamento giuridico, e poi chiaramente il professor Palumbo, avvocato Palumbo, darà sicuramente la sua impostazione proprio normativa su questo. Il nostro ordinamento giuridico prevede due sistemi, si chiamano uno sistema repressivo e l'altro sistema preventivo, previsti entrambi dalla Costituzione. Il sistema repressivo ha nelle leggi penali, negli ordinamenti penali, nel codice di procedura penale e poi nell'autorità giudiziaria il protagonista che ha i comportamenti cosiddetti di reato, che vengono accertati dalla polizia giudiziaria e discussi nella sede particolare che è il processo penale, devono scaturire poi con una sentenza di condanna alla punizione degli autori di questo fatto di reato. Il processo è la sede in cui, come dicevano i latini, da ami casum dabo tibius, il giudice è colui che a un caso concreto risponde con una risposta in termini normativi. Ecco, un fatto che noi definiamo reato viene appunto colpito, viene accertato, nel processo penale si sentono l'accusa e la difesa, e alla fine la persona autore di questo fatto che noi definiamo reato viene poi condannato con tutte le sue conseguenze. Questo è il sistema repressivo. Accanto al sistema repressivo c'è un sistema preventivo, cioè un sistema che essenzialmente vede come protagonista nel sistema repressivo, cioè abbiamo l'autorità giudiziaria come protagonista, mentre nel sistema preventivo abbiamo l'autorità di pubblica sicurezza, cioè rappresentato poi dal prefetto e dal questore, che sono le autorità provinciali di pubblica sicurezza. Questo sistema preventivo trova nel corpus normativo delle leggi di pubblica sicurezza e di tutti i provvedimenti normativi che vengono dall'esecutivo la sua espressione. A cosa serve questo sistema preventivo? Come dice la stessa parola, a far sì, e a sua volta questo sistema preventivo, lo dico per chi ha un minimo di agli addetti ai lavori di cultura giuridica, si distingue in prevenzione generale e prevenzione speciale. La prevenzione generale è finalizzata con questo corpus normativo e con i suoi protagonisti a evitare che la maggior parte dei consociati commetta quei comportamenti che poi noi chiamiamo reati o illeciti, quindi dei provvedimenti normativi generali per evitare di ricadere o di cadere nell'errore. E poi c'è la prevenzione speciale, cioè la prevenzione finalizzata a che una persona che viene qualificata socialmente pericolosa, lo diciamo noi per gli addetti ai lavori, possa ricadere nell'errore. Questo sistema preventivo trova nelle cosiddette
misure di prevenzione il nocciolo essenziale. Le misure di prevenzione trovano come protagonista, così come nel sistema repressivo abbiamo l'autorità giudiziaria, il sistema delle misure di prevenzione trova come protagonista l'autorità di pubblica sicurezza, nella specie del questore. Quali sono queste misure di prevenzione particolari che, ecco, il nostro ufficio, la divisione anticrimine e il questore in prima persona adotta? Sono, ne avrete sentito parlare, l'avviso orale, è un provvedimento amministrativo con il quale il provvedimento avvisa la persona che se ha commesso un fatto di reato, attenzione, ti richiamo ad un comportamento delle leggi perché tu non possa ricadere in questo errore. Il cosiddetto foglio di via obbligatorio, cioè il divieto di ripetere il comportamento di reato in una certa località dove il soggetto ha appunto commesso questi reati, quindi nell'imporgli di non ritornare in quei luoghi poiché lui non ha la residenza in quei luoghi, quindi foglio di via obbligatorio, e poi la cosiddetta proposta di sorveglianza speciale che viene poi emanata dal Tribunale, e poi altre due figure particolari di provvedimenti appunto di misure di prevenzione che sono proprio l'attualità delle problematiche emergenti. Il cosiddetto DASPO, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, tradotto col decreto Minniti dell'anno scorso in un divieto di accesso alle aree urbane in cui si commettono determinati reati, e il cosiddetto ammonimento, e arriviamo al tema perché ci ha fatto tutta questa introduzione generale per arrivare all'ammonimento, perché l'ammonimento è una misura di prevenzione. In cosa consiste l'ammonimento e per quali casi noi lo adottiamo e lo adoperiamo? Tutte le ipotesi in cui le donne vengono a essere, tra virgolette, oggetto di atti persecutori previsti dal codice penale o di condotte che comunque ne ledono la libera determinazione, la libertà, ne ledono la dignità, ne ledono la personalità, la persona interessata, oggetto di queste condotte, prima di adire l'autorità giudiziaria, prima ancora di fare una querela, può rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza chiedendo appunto l'ammonimento, chiedendo un provvedimento amministrativo nel quale appunto l'autorità di pubblica sicurezza ammonisce come se fosse, no, l'arbitro che ammonisce il giocatore durante una partita, durante un comportamento antisportivo che ha tenuto. Questo ammonimento ha un senso e ha una sua funzione. Ci piace richiamare tutte le volte che noi lo adottiamo determinate prassi che il Ministero ha voluto dettare in materia. L'ammonimento è un atto proprio del questore, che il questore può delegare solo ad acta, lo delega sempre quasi a me, quindi chiaramente io mi sostituisco al questore tutte le volte in cui richiamo, appunto ammonisco questa persona. La legge ha voluto questo atto proprio del questore, infatti ci sono questori come il predecessore dell'attuale Carmine Esposito, il questore di Napoli, De Jesu, che personalmente ammoniva la persona oggetto appunto di questi comportamenti persecutori. E me lo ricordo ancora, lui da napoletano, molto si chiamava, ci faceva preparare gli atti, noi facevamo l'istruttoria, avvio di procedimento, si seguono le regole chiaramente, salvo l'urgenza, che poi sono casi particolari. La persona, a seguito di richiesta, la donna, a seguito di esposto, di richiesta di ammonimento, viene ascoltata, viene istruito il procedimento, viene avviato il procedimento con la formale notifica di avvio di procedimento alla parte interessata. La parte interessata si vede colpita, dice: oh, diamine, mi stanno accusando di essere uno stalker, di essere una persona che compie e commette atti persecutori. O 10-15 giorni per difendermi per iscritto, cioè per raccontare la mia versione dei fatti, perché molto spesso noi sappiamo che la verità non sta mai da una parte, quindi là una parte fa un esposto che attiene appunto a questi comportamenti, l'altra persona si difende. Il questore, che autorità di pubblica sicurezza, nella sua virgolette discrezionalità amministrativa, acquisisce gli elementi, sente i testimoni e emana
si convince, fa un suo libero convincimento, a differenza del magistrato che lo fa in processo, in cui si acquisiscono le prove si discutono, difesa e offesa, questa è una sede un po' più riservata, un po' più delicata, un po' più chiusa. Il questore, nel suo libero convincimento, si convince che la persona ha effettivamente posto in essere questi comportamenti e quindi va richiamato. E ricorda, mi piace ricordare come quello che diceva il questore De Jesu tutte le volte che appunto richiamava queste persone, gli diceva: i fatti tu conosci, tu adai es homme, ma è il discorso di tu devi essere donna. Il questore richiamava, diceva in queste parole: tu adai es homme, nel senso che ti devi comportare seguendo le regole, ma soprattutto assumendoti il tuo ruolo di protagonista della tua vita senza prevaricare gli altri, senza prevaricare l'altra parte, che in questo caso era la parte del ada yesom e ada falom. Questo è un provvedimento che io ti faccio, visti i presupposti, viste le cose, cerca di comportarti in una certa maniera perché sappi che ufficialmente da oggi dinanzi a me io è come se ti consegnassi la patente di stalker. Signori, non è un provvedimento amministrativo di poco momento, sembra una cosa banale, ha delle immediate conseguenze. Primo, in materia di armi, purtroppo il tema è tristemente noto, perché le vicende della povera signora Gargiulo che è stata uccisa proprio da un carabiniere. In materia di armi, il questore, nell'emanare il provvedimento, alla luce di una proprio legge ultima del 2013, provvede, dice la legge, in materia di armi, cioè nel caso specifico la persona ammonita dovesse essere titolare di porto di pistola, titolare di arma o aver semplicemente denunziato la detenzione di armi, queste armi vengono subito recuperate, vengono sequestrate preventivamente. E nel caso purtroppo di appartenenti a forze dell'ordine, forze armate o guardie giurate, questo implica l'automatica perdita dell'arma e molto spesso implica anche, automaticamente, pensiamo alle guardie giurate, la perdita del posto di lavoro, così come per gli appartenenti alle forze dell'ordine, di cui i timori famosi che avevano portato la povera signora Gargiulo a non fare forse una denuncia istituzionale, a non procedere in una maniera istituzionale, ma a fare quei semplici esposti che poi chissà che fine hanno fatto, perché se fossero arrivati all'autorità di pubblica sicurezza, probabilmente l'autorità di pubblica sicurezza si sarebbe comportata in maniera diversa. Sono stato chiaro in questi, cioè volevo farvi presente questo per dirvi che il sistema repressivo, con tutte le sue leggi, che poi l'avvocato Valumbo meglio di me potrà illustrare, per tutte le fattispecie penali, prevede un accertamento del reato, una sua sede naturale di discussione nel processo penale e una sua condanna. E poi c'è la sede preventiva, che è rilasciata alla pubblica sicurezza, rilasciata quindi ai responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, in questo caso il questore come autorità e anche nelle località ove presenti i dirigenti di commissariato. Mi piace, dopo aver fatto questa introduzione, renderci conto però dei fenomeni. Allora, prima passiamo al dato meramente purtroppo arido statistico, perché chiaramente noi dobbiamo parlare dei fatti e dobbiamo dire dell'entità del fenomeno per poi capire appunto i suoi effetti. Come diceva la professoressa prima di me, la triste realtà del 2017 e del 2016 ci consegnano del 2017 118 casi in tutta Italia di femminicidio. Una donna ogni 3 giorni muore perché vittima di queste condotte. Questo a livello nazionale. Proprio i dati del 2016 e del 2017, consegnati proprio nel quarto rapporto Eures del femminicidio in Italia, che vedeva nel 2016 di nazionalità italiana 136 vittime, nel 2017 ridotte 118, questi dati
particolarmente allarmanti, ha portato appunto a, da parte appunto degli operatori, a evidenziare, ad attenzionare il fenomeno anche in una maniera normativa. Infatti si è posto mano, come voi sapete, con le leggi che vi ho citato, ma anche da ultimo a una legge che è entrata in vigore nel gennaio del 2018, che ha portato assimilato l'omicidio del coniuge come all'omicidio dell'ascendente e del discendente, con una perché cosa succedeva prima? Succedeva che all'omicidio automaticamente scatta come sanzione l'ergastolo. Non succedeva e non era previsto automaticamente questo per l'omicidio del coniuge, perché non è né ascendente né discendente, come previsto dal codice penale, come circostanza aggravante. Allora hanno posto mano questa con la norma del 2018 e hanno assimilato l'omicidio del coniuge, che non era né ascendente né discendente, quindi non rientrava nella categoria dell'aggravante prevista dal 575, l'hanno assimilato a questo, prevedendo quindi specificamente, tabellarmente, e l'avvocato potrà poi precisare proprio tabellarmente, l'ergastolo. Perché se uno dice una pena, un certo reato è punito con una pena minima e una pena massima, non facciamoci abbindolare dalla pena massima, i magistrati partono sempre dalla pena minima e chiaramente poi ci aggiungono le circostanze aggravanti. Allora, se io per l'omicidio del coniuge prevedo un minimo e un massimo e non prevedo l'ergastolo, automaticamente sto già calcolando, il magistrato calcola già che per un omicidio del genere, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, con 15, 18, massimo 20 anni era fuori. Mentre adesso col tabellarmente previsto l'ergastolo e tu parti già da un quad penam, cioè da un livello di pena previsto, tabellare, aggravato in questo momento. E questa è stata una novella. Non solo, questa novella ha previsto un fondo particolare per le vittime, perché chiaro, ecco, la vittimologia. Si vede molto spesso la prospettiva dal lato dell'autore del reato e si dimenticano le vittime, i figli delle tragedie familiari che purtroppo si tengono. Fino a poco tempo fa si dovevano da soli difendere, o si dovevano, tra virgolette, avanzare delle pretese pagandosi delle spese processuali. Automaticamente questa norma ha previsto, con un fondo particolare, la difesa gratuita dei figli e un accesso particolare a dei fondi che consentiranno loro di aggredire i beni a tutela del proprio futuro. Allora, questi sono aspetti normativi che potrete sicuramente prendere da questa novella che è entrata in vigore, ripeto, proprio a gennaio del 2018. Ritorniamo ai dati statistici. Questa è la situazione nazionale, ma chiaramente io sono qua non per raccontare le cose a livello nazionale, ma riferiamoci anche ai dati nostri. Che succede da noi nella provincia di Bari? I dati della provincia di Bari sono per certi aspetti confortanti. Nel 2015 c'è stato un solo caso di femminicidio, nel 2016 quattro, l'anno tragico che è stato il 2016 a livello nazionale e a livello proprio provinciale. Nel 2017 tre casi. Non solo questi casi, poi chiaramente vanno inquadrati ed è necessario, e io ritengo che anche per onorarne la memoria sia giusto citarli e capire il contesto di questi femminicidi, che ci guardano più da vicino, che attengono appunto alle nostre realtà. Nel 2016 il primo caso successe ad Altamura. Un uomo che era affetto da una sindrome particolare, la sindrome di Munchausen, veniva arrestato per tentata violenza sessuale nei confronti di una minore e arrestato per l'omicidio infanticidio nei confronti di una figlia neonata. In pratica, la vicenda forse la conoscerete, questa neonata, in pratica, quando stava a casa, stava malissimo, poi portato in ospedale si riprendeva. Hanno scoperto che in pratica i medici, dalla segnalazione dei medici, veniva in pratica avvelenata lentamente, senza stare a dire i particolari. Questo, cioè, aveva un odio atavico nei confronti di questa sua figlia. Ecco la sindrome di Munchausen. Il 13 luglio del 2016 a Bari un uomo colpisce la moglie ammalata con un coltello ed un cacciavite dopo un diverbio. Dichiarerà di essere stato esasperato dal fatto che la moglie ammalata di Alzheimer era diventata negli ultimi tempi troppo aggressiva nei suoi confronti.
ha ritenuto di chiudere questo tipo di suo problema uccidendo la moglie. Il 3 novembre del 2016 a Bitonto, dopo aver ferito mortalmente la moglie a seguito dell'ennesimo litigio, un cittadino di origine algerina si lanciava da una finestra del terzo piano della sua abitazione riportando ferite e poi veniva tratto in arresto. La moglie purtroppo veniva mortalmente uccisa. Nel dicembre del 2016 a Valenzano, su segnalazione di un uomo affetto purtroppo da problemi psichici, riferiva, la persona in stato confusionale lui stesso, di aver accoltellato rispettivamente la madre convivente di 83 anni pensionata, e veniva appunto, intervenivano i carabinieri e trovavano la povera donna a letto, tra l'altro in parziale stato di decomposizione perché l'aveva uccisa già al tempo. Questi i quattro casi del 2016, i tre casi del 2017. Il 22 giugno del 2017 a Locorotondo intervenivano i carabinieri presso l'abitazione di una persona rinvenendo caso di omicidio-suicidio. I cadaveri sia del marito che della moglie venivano trovati sul corpo dei due, due fascette che facevano capire che appunto la persona aveva strangolato la moglie con queste fascette e poi si era auto strangolato sempre con queste fascette di plastica. Quindi omicidio-suicidio nel caso di anche qui persone che il tizio lasciava uno scritto chiedendo perdono ai figli per l'insano gesto scaturito dai problemi depressivi sorti a seguito dell'Alzheimer e del morbo di Parkinson cui erano uno e l'altro affetti. Il 7 di luglio a Bari al pronto soccorso giungeva una giovane donna di etnia Rom, questa trovata sul lungomare di Bari stato ormai più morta che viva ed era stata uccisa dal suo convivente altrettanto Rom, convivente in stato di manifesta ubriachezza. Dopo che si era imbriacato aveva ucciso la convivente. Il 13 di luglio del 2017, il terzo e ultimo caso del 2017, in Bari Carbonara, un giovane disoccupato affetto da sindrome bipolare anch'esso, responsabile dell'omicidio della compagna di 47 anni, uccisa nell'appartamento, appartamento che era il luogo di convivenza della coppia. Anche questo a seguito appunto riferiva di essere all'autore di questo omicidio, sindrome bipolare, per degli effetti e degli scompensi che aveva avuto in un certo momento di rabbia. Questa è la situazione che diciamo in un certo senso ci dovrebbe quasi confortare, perché insomma si tratta, come avete potuto vedere, di casi che sono quasi al limite di persone che chiaramente o avevano dei problemi psichici o che avevano la situazione nella provincia di Bari. Ma questa, che riterremmo in un certo senso rosea situazione dei femminicidi, si contrappone, e mi consentite di fare purtroppo l'arida lettura dei dati statistici, una situazione diversa per quanto attiene invece gli altri tipi di reati che noi colleghiamo alle violenze di genere e che in un certo senso ci danno un po' la dimensione, in questo caso un po' preoccupante, anche della situazione nella nostra provincia. I tentati, gli omicidi, li abbiamo detti, 3 e 4 ci lasciano in un certo senso confortante. I tentati omicidi nell'anno 2016 sono stati 5, nell'anno 2017 sono stati 4. Tentati omicidi significa comportamenti direttamente finalizzati a uccidere una persona, che poi non sono fortunatamente riusciti ad arrivare a conclusione per una serie di fattori, e 5-4 non sono manco pochi. Per quanto riguarda le violenze sessuali, l'anno 2016 ha previsto chiaramente violenze sessuali denunciate chiaramente dalle donne.
nel 2016 49, nel 2017 66 i casi, distinti poi a seconda che noi facciamo anche una distinzione se la vittima è minore o maggiore degli anni 14, ma non entriamo nel tecnicismo. Le lesioni dolose, molto spesso il femminicidio è l'atto finale di una serie progressiva di violenze che chiaramente all'inizio sono appunto lesioni, poi diventano, sono percosse, poi diventano lesioni gravi e gravissime per poi arrivare purtroppo con l'escalation all'omicidio e quindi al femminicidio. Le ipotesi di lesioni dolose denunciate dalle donne nell'anno 2016 sono state 574, nel 2017 540, stiamo parlando di casi, ripeto, dalle tante e svariate motivazioni che qui non staremo a vedere, però il dato non è di poco momento, stiamo parlando di 540 casi. Di percosse sono state 110 nel 2016, 111 nel 2017, per poi arrivare anche appunto alla violenza verbale, alla violenza che non è soltanto fisica, e quindi abbiamo le minacce, 784 casi nel 2016 e 740 nel 2017, e le ingiurie, anche qui violenza verbale, che passano dal 243 casi nel 2016 a 35 fortunatamente nel 2017. Come potete vedere, quello che sembrava un quadro roseo per quanto riguarda i femminicidi, visti i reati che noi chiamiamo appunto di genere, lo specchio poi che in un certo senso delinea questa progressione di violenza, negli altri casi, anche nella nostra provincia, denotano un fenomeno, ecco, che è essenzialmente legato anche al dato culturale da cui siamo partiti. Proprio per questo, non voglio tediarvi, io sarei qua a parlare per ore, però poi mi dite voi, voi mi stoppate, sono al dato per ora statistico, al dato dei fatti che ci riguardano. Proprio perché il fenomeno è stato, ha comportato una maggiore attenzione dei vertici, proprio per i dati statistici che vi ho letto dell'anno nero, che è stato il 2016, nel 2017 sono partite una serie di iniziative, dalle quelle parlamentari, dei progetti di legge che vi ho detto sono poi scaturiti e sono terminati nel 2018 con la legge a cui vi accennavo, a tutta una serie di iniziative, tra l'altro promosse anche dal Ministero dell'Interno. E qui mi piace delinearle, raccontarle, partendo da una lettera che il capo della polizia, l'attuale capo della polizia Franco Gabrielli, ha fatto nello spiegare quello che il Ministero dell'Interno, le iniziative che il Ministero dell'Interno ha nell'anno 2017 ufficialmente patrocinato nei vari progetti che io vi illustrerò. Dice nella presentazione di questo, voglio leggerlo, tanto più che altro oltre che per rispetto alla figura di Gabrielli, ma perché le sue parole veramente meritano di essere ascoltate. Dice: cosa si aspetta una donna vittima di violenza di genere dalla polizia? Sicuramente protezione ed indagini che portino presto ad aver giustizia, ma non solo. Una donna che è vittima di violenza fisica, psicologica, economica, sociale, proprio perché prevaricata in quanto donna e privata di libertà ed autonomia, si sente sola, è rassegnata, prova vergogna, ha paura di ritorsioni per se stessa e per i propri figli, si crede colpevole, teme di non essere creduta. Il poliziotto a cui chiede aiuto deve saper rispondere a questo dolore, consapevole che più delle volte l'aggressore è una persona a cui la donna è legata da vincoli affettivi che determinano una condizione di grave stress emotivo e psicologico. Non basta quindi applicare la legge, è necessario assicurare alla donna l'accoglienza, informazioni e sostegno necessari ad uscire dalla condizione di soggezione e isolamento che sta vivendo. Quel poliziotto diventa allora uno snodo fondamentale di una rete fatta da istituzioni, enti locali, centri antiviolenza, associazioni di volontariato che si impegnano ogni giorno per affermare un'autentica parità di genere contro stereotipi e contro pregiudizi. In occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, questa pubblicazione, cui faceva appunto la prefazione il capo della polizia,
Questa pubblicazione vuole fare il punto sul fenomeno, con i dati in possesso delle forze di polizia, sull'attività di repressione ai reati di maltrattamento, di stalking, di violenza sessuale e di femminicidio. Attraverso strumenti di informazione, di educazione e all'ascolto e al fine di favorire un cambiamento culturale su un tema che rappresenta un indice fondamentale di civiltà di una società. All'interno dell'opuscoletto, che è stato diffuso proprio nel 2017 con le iniziative che adesso vi dirò, vi sono una serie di foto, di brevi storie, di ricordi di poliziotte che ogni giorno si impegnano su questo fronte insieme ai colleghi uomini, ma con l'opportunità, essendo donne, di riuscire a superare più facilmente il pudore della vittima che si trova esposta nella sua sfera più intima. Il personale, un femminile, appunto nel senso che attività svolta da personale femminile, che nella Polizia di Stato esiste sin dagli anni 60, come voi ricorderete la Polizia Femminile della Polizia appunto si occupava già dall'epoca delle problematiche collegate alla prostituzione, alla difesa dei minori, eccetera. Esiste già dagli anni 60 e a cui è stata riconosciuta parità di funzioni rispetto agli uomini proprio in quel 1981, che è lo stesso anno in cui è stato cancellato, pensate, dal nostro ordinamento il delitto d'onore. Abbiamo dovuto aspettare il 1981, come, grazie ad una sentenza tra l'altro pure della Corte Costituzionale, per cancellare questi obbrobri normativi che preesistevano nel codice Rocco, del codice penale, che puniva con pene ridotte l'uomo che commetteva il reato per salvaguardare la propria reputazione o quella della famiglia. Sulla spinta delle convenzioni internazionali, da quella dell'ONU del 79 all'ultima di Istanbul del 2011, il nostro ordinamento si è adeguato con un ampio spettro di strumenti e di misure efficaci per il contrasto alla violenza di genere, che però rimane una dolorosa attualità, dice il capo della polizia. E la Polizia di Stato vuole continuare ad essere in prima linea perché quei valori di uguaglianza diventi effettivamente autentico e perché ogni episodio di violenza contro una donna è una sconfitta per tutti quanti noi. Firmato il capo della polizia Franco Gabrielli. In questo opuscoletto vengono anche illustrati, ecco quello che dicevo prima, quali sono le iniziative che la Polizia di Stato proprio nel 2017 ha avviato. E così, passando sempre in linea generale dalla organizzazione, come vi dicevo prima, che vede nella divisione polizia anticrimine, l'ufficio che io dirigo, l'ufficio che si occupa essenzialmente quello che dicevo prima, del sistema preventivo, per cercare di prevenire questi fatti di reato, trova poi nella squadra mobile, sezione, nella cosiddetta quarta sezione dei reati contro le donne, l'aspetto invece degli operatori che investigano, che fanno indagini sui reati, ecco il sistema repressivo, e che tra l'altro, ripeto, sia come squadra mobile che come divisione anticrimine, sono uffici che si occupano di coordinare le attività, poiché vengono svolte anche sul territorio dalle volanti e dai commissariati. Chiudo semplicemente illustrandovi quali sono stati questi progetti che hanno caratterizzato l'operato della Polizia di Stato nel 2017. Il protocollo EVA, esame violenze agite, che in cosa consiste? Questo protocollo EVA è una procedura, chiamiamola così, una buona prassi, una good praxis, che consiste nel munire gli operatori di volante che si recano sul posto di un intervento di una serie di informazioni. L'operatore di volante che sta arrivando sul posto di una chiamata di emergenza di una donna sa se in quel stesso civico, in quella stessa famiglia, in quella stessa via ci sono stati precedenti interventi, chi potrebbero essere gli autori e il tipo di scenario a cui può trovarsi di fronte. Voi capite perfettamente che diverso è che uno viene chiamato d'urgenza ad intervenire per una cosa che non sa, di cui ha buio, quindi chiaramente gli operatori in prima persona sono i primi che devono essere messi in condizioni di operare, e diverso è se tu sai in che contesto stai andando ad arrivare. Questo è il protocollo EVA. Poi
C'è il progetto Sara. Il progetto Sara è un progetto collegato proprio alla nostra attività delle divisioni anticrimine. Che succede? Vi ricordate quello che dicevo prima, lo strumento dell'ammonimento del questore? La persona che viene ammonita, chiaramente viene richiamata anche a, nell'ipotesi abbia dei problemi comportamentali, a seguire dei percorsi terapeutici presso dei centri o antiviolenza o dei centri di volontariato. Ma la vittima, la denunciante che riceve poi la comunicazione e riceve copia dell'ammonimento che ha emesso il questore, non viene abbandonata a se stessa, viene seguita. Cioè gli operatori che hanno emanato il provvedimento costantemente collegano la vittima a un centro antiviolenza o, come nel caso del progetto Sara, a dei ricercatori universitari, in questo caso la Puglia fa capo a Napoli, all'Università di Napoli. Questi psicologi, sociologi seguono questa vittima che ha avuto il coraggio appunto di richiedere l'ammonimento e di mettere appunto in avvio tutta la procedura. Perché voi capite perfettamente, la persona ammonita potrebbe anche avere un seguito, potrebbe anche trovarsi di fronte alla persona che ritorna nel suo intento persecutorio. Come si può reagire a questo? Ecco l'intervento degli operatori che gli consiglieranno, a seconda delle ipotesi, quindi o l'allontanamento da quella residenza o l'essere seguiti dal centro antiviolenza o spostare se stessa e i figli in una località protetta, e quindi ecco, seguire questo progetto Sara è quello che appunto segue le persone, le donne vittime appunto di atti persecutori, di stalking, dopo che vi è stato già questo primo un provvedimento monitorio. Il terzo ed ultimo, il progetto Camper, è un progetto che prende nome dal camper della Polizia di Stato, cioè un automezzo sul quale le donne, essenzialmente delle funzionari, degli ispettori dell'ufficio minori, dell'ufficio della squadra mobile, si portano nelle piazze principali delle grandi città, dinanzi alle scuole, dinanzi ai luoghi di aggregazione, per spiegare, quasi un centro di ascolto, alle donne, ecco, gli strumenti normativi che hanno a disposizione, per spiegare le loro situazioni, per risolvere gli eventuali problemi. Non avete idea, il progetto Camper, giusto per darci, come può sembrare una fesseria, cioè ci facciamo la pubblicità con il camper? No. Grazie, nel 2017 si sono registrati 45.000 contatti, da cui sono emerse in tutto l'anno 400 segnalazioni all'autorità giudiziaria. Scusate se è poco, nel senso che è un'attività che ha portato anche i suoi frutti. Grazie per l'attenzione. Se ci sono delle domande, le facciamo dopo. Ora invito l'avvocato Filiberto Palumbo. Chiedo scusa. Intanto ringrazio gli organizzatori per questa magnifica idea che si ripropone all'undicesimo atto, l'undicesimo anno, e ringrazio per avermi invitato, e devo dire sono molto contento di stare qui, perché si sta trattando un tema a me molto caro, e ho ascoltato con molto interesse il vicequestore, no? In quanto, e questo è il suo grado nell'ambito della Polizia di Stato, che si occupa dell'anticrimine. E anticrimine ci fa pensare a qualcosa in più rispetto ad un ordine di polizia che si occupa dei reati comuni. Qua sono crimini, e noi da molti anni abbiamo abbandonato la differenza che si faceva un tempo tra delitti e crimini. Bene, il femminicidio è sicuramente un crimine secondo gli originari pensieri, quelli che avevamo un tempo nell'ambito della criminologia, che abbiamo studiato entrambi, ho impressione, no? Ne ho sentito parecchi riferimenti, e questa cosa mi fa ancora più piacere, perché io per oltre 20 anni mi sono occupato presso l'Università di Bari di criminologia. Ora, eviterò di seguire il ragionamento del vicequestore, che pure è molto fascinoso,
magari dicendo una cosa, sì, bisogna fare molta attività di prevenzione più che di repressione. Insomma, il mio maestro, che poi ha lasciato un po' il segno in tutti i successivi studi, ma il riferimento è sicuramente a Renato Dell'Andro, che inventò la criminalistica, a cui il vicequestore ha fatto pure riferimento, era anche quello che diceva: più prevenzione, meno repressione, perché la repressione poi alla fine finisce per intervenire in un momento che è sempre in ritardo rispetto alla commissione del fatto. Il fatto va prevenuto e in ultima analisi va punito, ma ultima analisi. Ecco, certo, quando una donna dichiara, denuncia una situazione di oppressione nella quale ella si è venuta a trovare nell'ambito delle quattro mura domestiche e ha il coraggio di farlo, va seguita proprio per evitare reati in suo danno, che possono anche avere come oggetto finale proprio la sottrazione della vita. E sì, perché quella donna è un po' indifesa nell'ambito delle quattro mura domestiche. Ecco perché io, che non sono tanto disponibile ad accettare innovazioni legislative che tutto sommato lasciano il tempo che trovano, sto fatto di aver equiparato l'omicidio della donna all'omicidio dell'ascendente o del discendente, per dire ti posso dare l'ergastolo, è una cosa che non è che mi convinca più di tanto sul piano della prevenzione. Anche perché bastano le attenuanti generiche, basta l'attenuante risarcimento del danno per evitare che quell'ergastolo rimanga tale. Quindi siamo tornati alla vecchia prospettiva. Poi i casi di cui ci ha parlato il vicequestore non sono casi da ergastolo nella maniera più assoluta, sono addirittura casi, forse un tempo quando vigeva il manicomio criminale, oggi chiamato ospedale psichiatrico giudiziario, oggi chiuso, sono casi da ospedale psichiatrico, da cura, più che casi da ergastolo. Non sto a riprendere i temi su cui ci ha intrattenuto molto piacevolmente chi mi ha preceduto. Non è così, bisogna soprattutto prevenire, ma questa prevenzione, e questo io lo dico alla polizia, che è ottimamente rappresentata in questa sede, non deve fare della vittima un soggetto che viene privato della sua libertà, del suo senso di vita, perché se noi cominciamo a dire che la spostiamo in un posto protetto, impediamo a questa signora di vivere la vita quotidiana perché così la proteggiamo da quel soggetto che fa lo stalker nei suoi confronti, oppure l'ha minacciata e quindi un soggetto pericoloso, cerchiamo in questa maniera di fare della vittima una fonte sacrificale. Insomma, tutto sommato non è così che si dovrebbe gestire la cosa. Probabilmente ce la dovremmo prendere con chi questa situazione di pericolo pone in essere, ovviamente se c'è la prova che sia effettivamente lui e che sia effettivamente vero il racconto di chi va a denunziare simili fatti. Ma di questo vi parlerò fra un attimo, perché io ho l'impressione che quando si parla di femminicidio si parla di cosa diversa da quella che il femminicidio effettivamente è. Non tutti gli omicidi delle donne sono femminicidi nella volontà o nella tradizione criminologica alla quale più volte abbiamo fatto riferimento. Ve ne parlerò fra un attimo e sarà quella la conclusione del mio discorso. Io ora voglio dirvi qualcosa in più, perché il tema che mi avete assegnato voi dell'organizzazione è un tema enorme, io non saprei da dove partire, e certamente però ho individuato, ma giusto perché ho ascoltato il precedente relatore, ho ascoltato il mio punto di arrivo, ho definito il mio punto di arrivo. Io quando parlo di qualcosa che riguarda dei temi di così vasto respiro, sono abituato, perché mi hanno insegnato a farlo, sono abituato a partire dalla nostra Costituzione, perché la Costituzione è il punto fermo, forse l'unico punto fermo che noi abbiamo. La Costituzione è sacra, guai chi ce la tocca.
Leggete l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. Questo è un punto di forza di noi che parliamo di queste cose. Non c'è distinzione di sesso. Siamo arrivati nel 48 dopo un ragionamento che è durato decine, se non centinaia di anni, a dire che la donna è uguale all'uomo, c'è parità di sesso, oltre che di religione, tutto il resto. Quindi articolo 3. L'articolo 37, che riguarda sempre l'ordinamento giuridico, è la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Questo è un altro punto di forza, del quale non possiamo fare a meno. Noi siamo arrivati al punto, vedremo, che in Europa ormai c'è già una legge che dice una cosa di questo tipo, che a parità di lavoro all'uomo e alla donna spetta la stessa retribuzione. Non ce lo dimentichiamo questo. E infine l'articolo 51. Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, stiamo parlando di elezioni, in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Cioè tutte le donne e tutti gli uomini possono raggiungere gli stessi obiettivi. E poi qualche anno dopo interviene la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che l'articolo 14 ci dice qualcosa di più e ci parla del divieto di discriminazione, altro punto di forza del nostro ragionamento. Ecco, non voglio fare un ragionamento politico, perché io politico non sono, io sono un avvocato, e parla della Costituzione, così come della Costituzione dovrebbero parlare tutti i cittadini. Ma un punto di arrivo dovrà essere quello di parificare effettivamente i due sessi. Ma guardate, ma anche il terzo sesso è un punto che ci pone dei problemi. Noi non possiamo ignorare che esiste oggi. Eppure l'ordinamento giuridico nazionale, pensate che la Costituzione è del 1948, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 50, per quanto ratificata successivamente in Italia, e dicevano tutte quelle cose che vi ho detto sinora, l'ordinamento giuridico italiano nazionale non si è ancora adeguato. E questo è un punto di grossa insofferenza da parte di molte, soprattutto donne. Vado per titoli. Soffitto di cristallo. L'avrete letto da qualche parte nei vari giornali che in un certo periodo di tempo si sono occupati di questa materia. Il soffitto di cristallo impedisce alle donne di raggiungere le posizioni apicali, perché loro vedono quello che c'è sopra, ma non ci possono arrivare. Guardate che bella definizione, soffitto di cristallo. E ricordo a me stesso, ma soprattutto a quelli della mia età, ma anche molto più giovani di me, e l'8 giugno si festeggiava a Milano, ma sino a poco tempo fa, fino a 5-6 anni fa, 10 anni fa, la giornata della segretaria esisteva, la giornata della segretaria, l'8 giugno di ogni anno. Che si faceva in questa festa? Si celebrava la donna uguale segretaria. E beh, ora siamo andati avanti. Eppure leggo ancora titoli sul Repubblica di qualche tempo fa, di qualche mese fa: il potere politico non è rosa, più donne sono al vertice, ma il comando non è loro. Evidentemente siamo indietro. Abbiamo fatto dei passi in avanti, ma non abbiamo raggiunto ancora quel sistema di parità che pure la nostra Costituzione del 48 ci aveva imposto. Ve ne dico un'altra. Nel mondo del lavoro, se leggete riviste che si occupano di diritto del lavoro, io lo faccio anche se sono un penalista, ma di fatto il penale è un po' il punto di arrivo rispetto alle varie organizzazioni del sistema
dell'ordinamento, e di ordinamento vi sto parlando perché questo mi avete chiesto di fare, l'articolo 37 della Costituzione, ve l'ho detto, la pari dignità tra uomo e donna nell'ambito dello stesso lavoro, pari retribuzione. Ebbene, nel mondo è riconosciuto un principio secondo cui a parità di lavoro deve corrispondere parità di retribuzione. Questo a livello ideologico, ma a livello pratico non è così, vi dicevo poc'anzi, e vi è uno studio statistico, anche io mi rivolgo alla statistica, che dice che nel mondo vi è un divario retributivo tra uomini e donne pari al 23%. Dobbiamo scalare questo 23%. Che cosa si fa nell'Unione Europea? Che cosa si sta facendo? Un'idea. Professore, un'idea. Anche io ho le mie idee, ma sono soprattutto idee che io traggo dai miei studi, dalle mie letture. Lei ha mai sentito parlare del bollino di garanzia che vogliono porre ai lavoratori? Cosa bellissima, finalmente. Costituisce una certificazione di pari opportunità. Uomini e donne nella mia azienda sono trattate nello stesso modo. Si pensa ad un sistema di questo tipo perché i lavoratori, le lavoratrici, i consumatori sappiano che in quella industria che produce vino gli uomini sono trattati come le donne. È un bollino di qualità. Bellissima questa cosa. 2 gennaio 2018, anche io ho una legge nuova a cui riferirmi, in Islanda viene promulgata una legge che proclama la pari dignità di salario tra uomo e donna. In Italia non siamo ancora a questo punto. In Islanda sì, Islanda, ghiacci dappertutto, eppure pensano a queste cose e ci anticipano a, sino a questo punto. Il femminicidio. Non tutti quelli che vengono definiti femminicidi sono, fanno parte del discorso che noi ci poniamo, perché tanto la donna, tanto l'uomo possono essere vittima di atroce omicidio, ma non siamo nel femminicidio se questa attività viene posta in essere nei confronti di una donna. Trovo una definizione, è un neologismo, guardate, bruttissimo. Femminicidio è una delle parole più brutte che siano state inserite nel nostro vocabolario. Vengono identificati i casi di omicidio doloso o preterintenzionale, sappiamo noi giuristi che cos'è, l'omicidio volontario, che si fa volontariamente, non quello che si fa correndo con l'autovettura investendo l'ignaro pedone, ma quello volontario o preterintenzionale, in cui una donna viene uccisa per motivi basati sul genere. Ma che significa? E io ogni volta che uccido una donna, uccido un genere diverso dal mio, perché io sono uomo, uccido una donna. Non è così, non ci stiamo occupando di questo. Noi ci stiamo occupando di femminicidio. Sei donna, mi ricollego al discorso della organizzatrice di questa serata. Sei donna, non vuoi sottostare al volere del tuo uomo, sia questo il padre, sia questo il marito, sia questo il convivente o l'amante, non vuoi sottostare al volere del tuo uomo, devi morire o comunque devi soffrire. Questo è il femminicidio. Il femminicidio è praticamente una violenza operata nei confronti, frutto di una violenza operata nei confronti di una donna, femmina, perché si vuole ribellare alla sua posizione subordinata rispetto all'uomo. Ogni qualvolta noi troviamo una donna che si vuole ribellare all'uomo perché l'uomo gli ha dettato le regole, la donna non vuole sottostare a queste regole e l'uomo esprime violenza nei confronti di questa donna, siamo di fronte a un'ipotesi di femminicidio. Ma solo in questo caso, tutti gli altri casi nulla hanno a che vedere con la materia di cui noi ci stiamo occupando.
La donna si ribella, la donna viene uccisa. Si ribella ad una condizione di inferiorità che l'uomo le impone. Ecco il discorso che facevamo poc'anzi. E allora noi in criminologia dicevamo, non lo so se lo dicono ancora adesso perché io di criminologia non mi occupo più da qualche anno, sul piano penale e criminologico il femminicidio costituisce un sottoinsieme della totalità di casi di omicidio aventi un individuo di sesso femminile come vittima. E allora è un problema di cultura. Bravo vice questore. È un fatto di cultura. Se noi continuiamo a pensare che in una famiglia il capo famiglia debba comandare su chi nella famiglia c'è, e allora ci potremmo trovare di fronte a situazioni di gente che può essere la moglie, la figlia, la mamma, che dicono: noi non vogliamo sottostare a te perché non condividiamo te. Quella è una situazione di grosso pericolo. Perché se viene fuori detta una cosa di questo tipo, non possiamo perdere l'occasione per investigare fino all'ultimo, per capire che cosa può succedere in quella famiglia, perché l'omicidio succede tra quattro mura domestiche, fuori dalla portata dei vicini, fuori dalla portata di tutti. Ma io ho sentito che gridavano quella volta. E certo, si grida in casa, ogni amore è bello perché è litigarello, si diceva un tempo. Però bisogna capire fino in fondo se siamo di fronte a una lite in famiglia, cosa normalissima e anche giusta, ma se siamo di fronte a una situazione di persona che non subisce o non vuole subire, e allora dobbiamo intervenire con gli assistenti sociali, con la polizia di Stato, con tutte le nostre forze per cercare di separare queste due persone, queste più persone, e cercare di verificare se in futuro gli animi si acquietino o sono soggetti a farlo oppure no. Certo, Istanbul, il primo momento di riflessione ce lo dà Istanbul con una convenzione che diretta a prevenire il contrasto della violenza sulle donne, e siamo al 7 aprile 2011. La nostra Costituzione è del 1948, la Convenzione europea, alla quale Istanbul non partecipava e non partecipa ancora, è del 50. Istanbul decide 2011. Nel 2013 l'Italia non poteva continuare a far brutta figura e viene fuori la legge a cui si è fatto riferimento, e siamo al 14 agosto del 2013. Questa legge dice qualcosa di interessante. Intanto c'è il problema della querela. Sono parecchi. Guardate, il maltrattamento in famiglia è un reato plurisussistente, diciamo noi, che siamo addetti ai lavori, perché è la sommatoria, altro non è che la sommatoria di una serie di reati più piccoli, la ingiuria e la percossa, lo schiaffo e la lesione minima. E tutti questi comportamenti che possono costituire reato di minima entità, se messi insieme, se sono in grado di realizzare una condizione di vita a cui viene assoggettato un soggetto all'interno della famiglia, diventa maltrattamento in famiglia. Ebbene, questi reati, e noi come difende, io mi ricordo quando, ormai tanti anni fa, cominciai a fare le cause di maltrattamento in famiglia, perché capitano anche quelli in uno studio legale, e dice: l'unica cosa è cercare di sciogliere il vincolo tra tutti questi atti che poi vengono definiti oggi atti persecutori, ma anche persecutori significa qualcosa che dura nel tempo e qualcosa che mi richiama l'abitualità di un comportamento. Li sciogliamo in singoli episodi, manca la querela probabilmente, e quindi il problema l'abbiamo risolto. Ed era il modo per uscirne. Ora diventa più difficile, perché si chiamano intanto atti persecutori che ci danno un'invasività maggiore, ma la querela viene spostata nel tempo, nel senso che c'è più tempo per far querela, ma soprattutto non c'è la possibilità di revocarla, di rimetterla.
perché la nostra esperienza ci ha detto in più occasioni che hai fatto la querela contro di me, ti sei permesso di andare alla polizia giudiziaria a fare la querela, ma ti faccio vedere io. Quante querele venivano rimesse, proprio perché c'è una seconda violenza nei confronti di quella donna. Questa cosa l'abbiamo imparata nei reati a sfondo sessuale, ora l'abbiamo anche noi nei reati nei confronti della donna che violano la parità di genere. Sì, interessante che i minori possono essere assistiti, ma lo potevano anche essere prima, dal pubblico ministero come parte civile nell'ambito del processo penale. Interessantissimo il fatto che la pensione viene direttamente, non viene più una pensione di cui avrebbe potuto godere la donna, viene direttamente incamerata dai figli fin quando sono in età scolare, quindi diventa una pensione praticamente di reversibilità, ma direttamente in favore dei figli. Sì, ma sono tutte delle condizioni, amici cari, così concludo, che sono frutto evidentemente di un equivoco iniziale, perché non si è ancora capito che cos'è il femminicidio. Il femminicidio, vi ricordo ancora una volta, non è costituito da tutta quella serie di violenze nei confronti della donna, perché anche l'uomo subisce violenze, tutti subiamo violenze, è il mondo, è la società civile che ci porta alla violenza e a subirla anche. Il problema serio è la donna che non subisce, non vuole subire una personalità così forte come quella del marito, del padre, del genitore, dell'amante. Io ho visto omicidi dovuti a questo fatto, uccisioni da parte dell'amante nei confronti della propria amante, perché non si voleva che quell'amante ne avesse altri amanti o tornasse dal marito. Quello è sicuramente femminicidio, perché io punisco la donna perché si è voluta sottrarre al mio dominio. È qui che dobbiamo crescere, ma ancora prima di interessare lo Stato, magari con queste leggi che non fanno né caldo né freddo, che ci dicono non più 30 anni, ma l'ergastolo che non esiste in buona sostanza, cerchiamo di capire come si può cercare di evitare situazioni di questo tipo. E allora investiamo sulla prevenzione e non sulla repressione, perché altrimenti non avremo fatto nessun movimento verso il miglioramento della nostra società. Vi ringrazio. Un attimo qui, ci sono delle domande? Qualcuno ha delle domande da fare? Yes. Tutto chiaro? No, io sì. Ah, sono contento. Allora, stavamo dicendo che è importante la prevenzione. Assolutamente. Allora, in medicina esiste la prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Allora, per me la prevenzione primaria è quella che si fa nella famiglia educando i figli e nelle scuole da parte degli insegnanti. La prevenzione secondaria può essere la prevenzione di tipo, che voi definite preventiva, quindi quella del questore, e la prevenzione terziaria è quella che spetta al penalista, diciamo, con delle leggi repressive. Il penalista cerca di salvare. Allora noi dobbiamo fare la prevenzione primaria, e la prevenzione primaria riguarda la famiglia. Quindi bisogna investire più sulla famiglia, su questo discorso, lei è d'accordo con me? E come no, come si può non essere d'accordo? Certo, il primo momento è la famiglia. Ma il mio maestro, il professor Renato Dell'Antro, cui ho già citato prima, che mi piace ricordare ancora una volta, quando parlava dello Stato, cercava di dire a noi che cos'è lo Stato, e ci faceva leggere tonnellate di carte, con partenza dagli studi di Capograssi, si parlava dello Stato. Io diventai un collezionista di opere che trattavano lo Stato. Ma guardate, sapete cosa c'era alla base dello Stato? La famiglia. Perché la prima aggregazione è la famiglia, poi le famiglie si unificano tra di loro e formano la tribù. E poi dalla tribù, nella ricerca del governo della tribù, si pensa allo Stato. Lo Stato è un ordinamento giuridico, oltre che un territorio, è una unione di regole, di esperienze, di insegnamenti. E certo, antisociale è colui che non si riconosce nella società alla quale deve necessariamente aderire per un fatto di nascita. È lì il punto di partenza di ogni
di ogni necessaria informazione, di acquisizione di cultura, di crescita. Poi piano piano si va oltre, ma sicuramente il primo insegnamento ce lo dà la famiglia, c'è poco da fare. E quindi spetta alla donna il compito sempre di educare, no, anche al padre, padre, anche al padre, però insieme, con una insieme, nuova uguale. Prospettiva, diversa prospettiva. Sì, un tempo noi quasi vergognavi, che vai a fare a casa? E vado a casa, vado a sistemare le cose, faccio la spesa, porto le cose, metto in ordine. E gli dico, ma fa tua moglie? E no, lo faccio anche io. Ora mi capita, spesso, perché io prima facevo tanti mestieri contemporaneamente, io ho fatto per tanti anni, ho lavorato al Ministero per la formazione delle leggi, facevo il professore universitario, ma facevo anche l'avvocato, quindi almeno tre mestieri, oltre che mi occupavo della politica e dell'avvocatura, quarto mestiere. Ora che faccio solo l'avvocato, mi capita di andare in tribunale e di trovare la mia causa rinviata o viene rinviata subito dopo la mia comparizione in tribunale. Quindi torno a casa, magari mia moglie sta ancora in tribunale a fare le sue cause. Ma questo, e che faccio stando a casa? Organizzo la casa. Non è sicuramente un punto di offesa rispetto alla mia posizione. Ora, ovviamente, se io avessi figli ancora bisognosi di me, e io cercherei di impartire loro l'educazione. Quindi non ci vedo nulla di diverso. Ora, su questo punto, almeno nominalmente, siamo arrivati ad un punto di uguaglianza tra uomo e donna. D'altra parte, anche l'uomo riesce ad avere i permessi che prima aspettavano solo la... Si sta crescendo. Sotto questo periodo si sta crescendo, ma si deve ancora crescere appunto per arrivare alla conclusione che uomo e donna decidono insieme la struttura, la vita della famiglia, con piena parità di opinioni, discutendone. Se si arriva a questa conclusione, sarà più difficile, se non nei casi di patologia a cui faceva riferimento prima il vicequestore, situazioni nelle quali la donna si ribella al dominio dell'uomo. È chiaro, ma se avete deciso insieme, se avete preso insieme una decisione, è chiaro che questa ribellione non ha senso. Ma se la indicazione viene soltanto da uno dei coniugi, è chiaro che è possibile la ribellione, è possibile quello che succede e che sta succedendo e che succederà sempre fin quando non ci sarà questa presa di conoscenza. Quindi è un fatto di educazione, punto. Grazie. Un'altra domanda invece la vorrei porre al dottor, come ricordo il nome, Fauzi. Per quanto riguarda l'aspetto preventivo, Sì. Esistono dei punti deboli, perché se l'aspetto preventivo, quindi l'ammonimento, funzionasse, non avremmo sicuramente tutti questi casi di femminicidio, ma l'aspetto proprio femminicidio, così come lo definisce, e come dice la definizione dell'avvocato. Quindi ci saranno dei punti deboli. Lei ha parlato appunto dell'isolamento, cioè di prendere la donna, la famiglia, di spostarla per non farla venire in contatto con il persecutore. Per me sarebbe più giusto forse controllare meglio il persecutore, evitare che il persecutore possa avvicinarsi alla donna e ai figli, piuttosto che allontanare la mamma e i figli dal persecutore. Cioè la vedo un po' al contrario la situazione, non so se ho ragione, per sapere se ci sono appunto questi punti deboli, visto che proprio appunto l'altro giorno è successo un carabinieri che ha ammazzato certo. Indubbiamente l'avvocato potrà meglio di me descrivere quelli che sono, come abbiamo detto prima, gli strumenti che, come facevo riferimento, hanno due piani diversi, uno preventivo e uno cosiddetto repressivo. Il provvedimento di allontanamento dell'autore di queste condotte persecutorie o dell'autore dei reati contro la donna sono provvedimenti che, come voi sapete, essendo privativi o limitativi della libertà personale, ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione, che faceva giustamente riferimento all'avvocato Volum, devono essere presi dall'autorità giudiziaria e non dall'autorità DPS. L'autorità DPS è quella che fa il primo intervento e quindi deve occuparsi, ecco, della, virgolette, tutela preventiva
dei soggetti deboli. Ecco i progetti a cui facevo capo riferimento dell'intervento della Volante, l'intervento in chiave preventiva dell'ammonimento del questore, che sono chiaramente strumenti, tra virgolette, in un certo senso, che apparirebbero palliativi rispetto poi alle situazioni gravi. Le situazioni gravi implicano un intervento radicale, che chiaramente si nota, ecco, dalla Volante che interviene sul posto allorché verifica le situazioni di pericolosità, e la Volante stessa che, se adotta il provvedimento di prendere la madre e i figli e di spostarli nel centro antiviolenza, non è perché c'è la colpa è della donna, no, è proprio per tutelare, nell'ipotesi in cui non vi siano gli estremi per arrestare l'autore di queste condotte, perché essendo l'arresto, essendo la privazione della libertà personale, sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, implicano proprio per questo un certo periodo fisiologico di valutazione della parte della, che quindi non implica la immediatezza. Gli interventi nell'immediatezza che appunto la polizia fa sono sempre finalizzati a proteggere la parte debole, e quindi implica la possibilità di quegli strumenti che dicevo del centro antiviolenza, della possibilità. Poi sul piano giudiziario, sul piano dell'intervento, ecco, repressivo, sarà l'autorità giudiziaria a prendere i provvedimenti dell'allontanamento, i provvedimenti della separazione nel caso appunto la convivenza non sia possibile, e quindi il divieto di avvicinamento, il divieto di allontanamento da quel luogo, eccetera eccetera, insomma i provvedimenti che però, essendo limitativi della libertà personale, devono sono propria competenza dell'autorità giudiziaria. Indubbiamente, e raccolgo la provocazione della moderatrice, dice si è carenti, sì che si è carenti, e quello che purtroppo noi registriamo, io registro dal mio osservatorio, è una carenza, sempre in chiave preventiva, è brutto dirlo, dei servizi sociali. Perché molte situazioni, come per esempio quella tristissima dei giorni di Cisterna di Latina, molte altre situazioni che abbiamo registrato da noi, purtroppo sono note, ma non sono un problema di polizia, perché non sono ancora arrivate a quel livello di interessare l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità giudiziaria. In questi casi, ecco il contorno, il contesto, il servizio sociale, servizio sociale, o vogliamo chiamarlo in maniera diversa, quei ruoli che nell'ambito di una comunità, che possa essere piccola, che possa essere grande, devono essere previsti come ausilio, ecco, alla famiglia, ausilio alla coppia. Intendendo anche in questo, approfitto della presenza del professor Restingi, intendendo anche in questo il coinvolgimento di istituzioni una volta che si chiamavano totalizzanti. Io mi pregio di fare anche insieme a mia moglie l'aspetto giuridico, chiaramente, le lezioni ai nubendi, alle persone che intendono contrarre matrimonio e che nel percorso formativo delle parrocchie, giustamente, molte parrocchie lo fanno in una maniera pregnante, fanno seguire un corso che si chiama corso prematrimoniale. Io mi riferisco proprio quando facciamo questo intervento con mia moglie a queste scusate se mi dilungo in questo aspetto, perché le riteniamo essenziali, primo per chiaramente alla coppia cattolica, alla coppia che ha una certa fede, alla coppia che crede nel valore e nel sacramento, non dimentichiamolo, il matrimonio è un sacramento, e che celebrano i coniugi in momento ma non sono loro i protagonisti, quindi è proprio per questa. Proprio per questa dimensione, noi quando facciamo questi incontri nei corsi prematrimoniali portiamo le nostre esperienze, purtroppo negative, perché faccio il poliziotto, mia moglie fa l'avvocato, matrimonialista, quindi portiamo le nostre esperienze nel mettere in evidenza l'importanza del passo che le persone stanno compiendo, l'importanza dei valori in gioco, l'importanza del sacramento, che oltre ad avere la dimensione chiaramente
fideistica che il parroco poi spiega in tutte le sue dimensioni ai futuri lubendi, non deve dimenticare anche appunto quelle che sono poi le implicazioni, ecco, morali della coppia stessa. Per cui, ripeto, mi piace richiamare questo esempio, perché una volta nei momenti di crisi, al di là, ecco, le istituzioni, a parte i servizi sociali, c'era il parroco che interveniva nelle questioni della famiglia, a cui si rivolgeva la donna timorata di Dio, l'uomo timorato di Dio in sede confessionale, dice: io sto avendo dei problemi, e interveniva. Perché queste figure oggi, o a parte queste figure oggi, non ci sono altre figure che del genere si occupano di aiutare la famiglia? E di qui quindi il discorso che facevamo prima, i consultori, gli assistenti, cioè il sistema preventivo è in crisi, perché sono in crisi queste figure. Scusate. Certo. Come mi è stato suggerito dal mio collega, cioè, in questo contesto la sessione la prima sessione che riguardava l'espressività artistica, qua dentro presenziato Michele Napoletano, attore e drammaturgo, e ha portato in scena uno stralcio dello spettacolo che lui fa stasera, sta in corso a Napoli, al San Carlo, Femmina Morta. Femmina Morta è un'opera che lui ha dedicato alla collega di mia moglie, che ai loro tempi passati era foto insieme alla guardia medica, morta e uccisa durante l'esercizio della sua funzione. Adesso non mi soggiungi il cognome, come si chiama? Lasciamo stare. Lo vedi? La dottoressa Specchia. E quindi si capisce che, su suggerimento del collega, io voglio condividere con voi il ricordo di questa persona celeberrima, tenera, intelligente, istruita, che ha condiviso il lavoro con mia moglie ai tempi giovanili della guardia medica. Solo questo. Piccolo, però qui, faccio riferimento a tutti i casi di femminicidio, Femmina Morta, c'è il momento della riflessione. Ma lì in particolare c'è, parla solo di lei in quell'opera teatrale. Punto. Okay. Invito il professore Leo Restingi, filosofo e docente della Facoltà Teologica Pugliese, che parlerà del rapporto tra violenza e religione, perché vediamo se veramente qualcuno dice che alcune religioni sono violente. Io credo che le religioni, nessuna religione sia violenta. Vediamo come può la religione, se la religione può salvarci da questa violenza o può istigare alla violenza. Sì, il tema che mi è stato affidato, io ringrazio veramente la dottoressa Cifarelli e gli amici presenti, perché appunto il tema di stasera generale, insomma, sulla violenza alle donne implica anche un discorso un po' anche a monte, no? Cioè, la violenza alle donne o il femminicidio non è soltanto un'azione penalmente rilevante, moralmente rilevante, che può essere isolata, no? In un contesto così, o familiare, eccetera. Perché in effetti il tema della violenza in generale ci interpella, perché non c'è soltanto questa violenza anche e soprattutto fisica, no? Nei confronti delle donne, rispetto a quello che ci ha raccontato il vicequestore e anche l'avvocato Palumbo, no? Di questa statistica preoccupante, perché c'è anche un altro tipo di violenza, che è una violenza un po' più subdola, che è quella del condizionamento, no? E qui, diciamo, entrano in gioco un po' anche le religioni, no? Cioè, che cosa voglio dire? Non che le religioni siano le responsabili o la causa prima di una violenza così generalizzata nella società, nella storia, eccetera, anche se dobbiamo riconoscere che nella storia le religioni si sono anche macchiate di gravi delitti. Pensiamo, insomma, ai secoli antichi, ma anche all'oggi, no? Il jihadismo, per esempio, no? È una corrente politica dell'Islam politico
anche se va detto che le vittime principali dello jihadismo sono i musulmani stessi, le musulmane. Quindi non, io evito sempre di fare confusione tra i termini. Però la violenza è qualcosa che non è soltanto un dato oggettivo, brutale, eccetera. Cioè, nel Decalogo c'è il comandamento del non uccidere, no? Ma non uccidere chi, come? Io posso uccidere l'entusiasmo, posso uccidere la fantasia, posso uccidere l'innocenza, posso uccidere la libertà, l'autonomia, l'indipendenza, la creatività, la fantasia, capite? Questo è anche un, come dire, un campo in cui la violenza, senza essere esercitata in maniera concreta, reale, va bene, invece c'è stata, c'è, ci sarà purtroppo, no? Quindi da una parte, ecco, noi ci meravigliamo, inorriditi di quello che sta succedendo e del tema, no, di cui ci stiamo occupando stasera, ma nello stesso tempo però dovremmo anche ricordare che l'uso della religione per giustificare le prassi violente in genere, no, è, secondo me, è sempre contrario alla religione stessa, anche se in alcuni luoghi, in alcuni momenti, in alcune sette di carattere religioso, questo discorso è stato fatto veramente al contrario. E quindi vorrei attirare un attimo l'attenzione su questo rapporto di carattere generale, anche perché non dimentichiamo, a proposito della donna, io l'ho studiato un po' il problema, che nell'ISIS, sapete cos'è l'ISIS, no? La corrente, no? Semi-terroristica, terroristica, va bene, di un certo islamismo politico, ci sono molte donne, lo sapete questo? Molte donne che si sono arruolate, no? E anche occidentali che sono andati lì in Siria, in Iran, eccetera. Oppure, non so, il capo dell'ISIS che aveva a sua disposizione queste miliziane, no? Che erano come delle schiave, no? Però se si fosse chiesto, no, a una di queste, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Dice no, io sto facendo una cosa nobile, no? Perché la finalità della nostra azione è quella, al limite sì, di uccidere, di combattere e così via, ma anche di suicidarsi, va bene, perché poi andremo in paradiso, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa distorsione, no? Cioè una violenza che si attua sulle coscienze e sull'anima delle persone e che fa diventare appunto poi violente le persone stesse, no? Quindi il condizionamento, ma anche, vedete, anche io ho avuto dei casi anche a scuola di persone provenienti da altre religioni i cui genitori di questi alunni, di queste alunne, sono molto, molto presenti nell'educazione, nella formazione, ma sono molto condizionanti. C'è stato proprio un caso l'anno scorso di una ragazza che tra l'altro aveva fatto teatro con me, molto brava e così via, io l'avevo coinvolta in un altro progetto che adesso non vi dico di che cosa si tratta, e il padre è venuto a scuola dicendo che basta adesso questo fatto del teatro, io non vedo bene le donne a teatro. È un musulmano questo, eh? Musulmano, tra l'altro un professionista, un ingegnere della Mermec di Monopoli, quindi una persona, diciamo, istruita, eccetera. Però io pensavo a questa ragazzina estremamente intelligente, adesso fa il secondo, estremamente dotata e così via, che
e non che succube, ma proprio ripete tale e quale le cose che dice il padre. Anche perché nell'Islam, come voi sapete, è vero che c'è questa predominanza dell'uomo rispetto alla donna, la donna è riservata alla famiglia, appunto la casa, eccetera, eccetera, il marito ha il dovere di sorreggerla, di lavorare per portare avanti la famiglia, eccetera, e però c'è questa separazione che ancora in un certo senso interiorizzano le stesse donne musulmane. Parlavamo all'inizio, quando sono arrivato qui, con la dottoressa Cifarelli, che ha esperienza anche come medico di rapporti con le donne musulmane che hanno bisogno di prevenzione, e mi diceva, dice, io parlo con il marito, con queste donne che vengono in ambulatorio non parlano, dice il marito che dice no, mia moglie c'ha questo, che cosa possiamo fare, cioè, le donne sono assolutamente mute. E allora ecco, ridare la parola, questo è anche un auspicio, un invito, ecco, non sappiamo naturalmente da dove iniziare, però è lì che secondo me deve essere il primo passo per una vera emancipazione, anche delle donne di quella religione. Ma pensiamo anche all'induismo come religione. Sapete il fatto del suicidio delle vedove, no? Su una pira che si lasciano bruciare quando diventano vedove, è un rituale antico, un rituale antico che in India, che è una società anche occidentalizzata, esiste ancora in certe zone estreme della penisola indiana, no? Quindi non è soltanto l'Islam, magari possiamo anche pensare anche allo stesso cristianesimo, allo stesso cattolicesimo, no? Si diceva prima, il vicequestore parlava appunto della preparazione del matrimonio, eccetera, ma quante volte si giustificava, no? O la gelosia, o il fatto di essere maneschi da parte del marito, eccetera, no? E da parte del parroco, del prete di turno, e poi si convinceva la moglie, si persuadeva, dice, ma quello è tuo marito, eccetera. Insomma, voglio dire, non possiamo, offrirci noi cristiani, cattolici, come l'esempio, no, della massimo rispetto e parità, eccetera, eccetera. Ma anche noi abbiamo fatto molta fatica ad arrivare, ad una consapevolezza diversa. E una cosa che vi vorrei dire è questa, che è della violenza contro se stessi, che un rabbino che si chiama Sacks, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Non il mio nome, e ha definito malvagità altruistica. Cioè, spesso nelle lotte appunto dei terroristi e così via, che cosa succede? C'è questa idea distorta di esporre la propria vita al suicidio, e questo giustificherebbe moralmente la negazione di altre identità umane, no? Un comportamento che non può assolutamente definirsi, per esempio, martirio, no? Il martirio è un'altra cosa, no? Perché il terrore religiosamente motivato diffama la religione stessa, no? La profana, è un sacrilegio, secondo me, e non solo secondo me, contro Dio e contro la vita a cui lui ha donato la sua immagine. Certo, ebraismo, cristianesimo, islam e altre religioni conoscono certamente tutte e tre il fenomeno del martirio, che però significa essere disposti a morire per la propria fede, non il contrario, non essere pronti a uccidere in nome della propria fede. Questo, non voglio dire, dobbiamo sempre ricordarlo, va bene, perché veramente è un dato a cui le religioni devono sempre
che devono sempre ricordare, va bene, perché le religioni stesse sono, come dire, devono tenere presente la dignità umana. Cosa voglio dire? Che la nostra comune umanità precede le nostre differenze religiose, un po' come diceva un autore il cui cognome assomiglia al mio, io mi sono occupato a lungo di questo autore che si chiama Lessing, Gotthold Ephraim Lessing, che è un illuminista del Settecento tedesco, un pre-illuminista, che ha scritto un sacco di opere. L'ultima opera sua è un'opera che io ho tradotto qualche anno fa per una casa editrice che non c'è più, la Palomar, e l'opera si chiama Nathan il Saggio. È un dramma in cinque atti che si svolge durante la Seconda Crociata a Gerusalemme, e in cui ci sono come protagonisti un ebreo, un musulmano e il cristiano. E alla fine, questo è un testo, pensate, del 1779 ed è attualissimo, è la Bibbia della tolleranza religiosa. E in questo testo, adesso insomma, la storia è molto particolare, non me la dico naturalmente per ragioni di tempo, si dice, alla fine si auspica questo: dobbiamo essere amici, si dicono l'un l'altro, no? Cioè l'amicizia tra le religioni è la base per, come dire, costruire un rapporto tra gli uomini che sia un rapporto positivo e aperto, diciamo, anche al contributo dell'altro, no? Cioè, la violenza, in ultima analisi, è determinata un po' dalla, come dire, dal mettere a fuoco troppo l'identità di ciascuno, no? E quindi questa identità che viene difesa a spada tratta, e quando viene messa in crisi o viene messa in dubbio, allora la reazione potrebbe essere, come c'è stata, una reazione violenta, d'accordo? Quindi la violenza ha tante motivazioni. C'è un famoso autore che si chiama René Girard, che ha scritto un testo fondamentale sulla violenza, che si chiama La violenza e il sacro, e ha scritto anche un altro testo che si intitola Il capro espiatorio, in cui spiega perché la violenza, a un certo punto, che rischia di far implodere una certa società, poi si scarica su un soggetto in particolare, che diventa il capro espiatorio, no? E nella storia è successo. Pensiamo all'ebreo, pensiamo alla strega, pensiamo, no? Eccetera. E questo meccanismo è ancora in funzione, va bene? Capro espiatorio può essere pure la donna, se ci pensiamo bene, no? Su cui si dirige questa violenza. Perché si dirige questa violenza? Cioè, al di là delle cose mentali, patologiche e così via, perché? È proprio per incanalare verso questo oggetto che deve essere cancellato affinché ci possa essere una pace. Questo è il paradosso, questa è la bestemmia, no? Ci possa essere una situazione diversa. Non a caso questi femminicidi si concludono con un suicidio da parte della persona che li ha commessi, e probabilmente forse perché emerge poi il rimorso, no? Meno male che emerge quello, no? Quindi la coscienza morale di per sé. Quindi il capro espiatorio possono essere tutti, possiamo anche essere noi in certi momenti della vita a appunto essere oggetto di violenza. Nelle società arcaiche questo, diciamo, funzionava, perché dopo aver ucciso uno, pensiamo al sacrificio, no? Allora la società ritornava ad essere
ordinata, no? Ma oggi purtroppo non è così, insomma. Ecco, vorrei concludere in questa maniera, almeno ecco, dare un senso, diciamo, alla mia presenza. Nessuna anima è stata mai salvata dall'odio, primo. Nessuna verità è stata mai dimostrata con la violenza. Terzo, nessuna redenzione è stata mai portata dalla guerra santa. E quarto, nessuna religione ha conquistato l'ammirazione del mondo per la sua capacità di infliggere sofferenze ai suoi nemici. Perché in fondo, se ci pensiamo bene, i crimini della religione che ci sono state, delle religioni naturalmente al plurale, hanno una cosa in comune: comportano il fare Dio a nostra immagine, invece di lasciare che sia Lui, no, a rifare noi a sua immagine. Questa è, diciamo, la tentazione e, come dire, la causa, no, della violenza religiosa, che non può essere mai giustificata. È vero che nel mondo, pensiamo per esempio alle persecuzioni anticristiane che ci sono in Africa, eccetera, l'antisemitismo risorgente di cui io ho molta paura, e ci sono insomma tanti, diceva anche Michele, no, prima, noi viviamo in una società, sì, magari qui può sembrare tutto tranquillo e così via, ma se sporgiamo un po' il naso fuori di noi, vediamo una situazione veramente drammatica, no? E allora come andrà a finire? Veramente la violenza, ecco, avrà l'ultima parola oppure no? Che cosa possiamo fare noi, cominciando da noi stessi naturalmente? Insomma, il problema è grosso. Tempo fa io sono stato, concludo, ad Auschwitz, l'anno scorso, e ho conosciuto il custode di Auschwitz, che è un signore polacco molto molto in gamba, che è direttore del museo di Auschwitz, Birkenau, e lui ha fatto un libro su questo, no? Molto bello, edito da Bollati Boringhieri l'anno scorso, e a un certo punto lui deve tenere a posto il campo, però ha sempre rifiutato un qualsiasi modifica del campo di concentramento, perché lì il luogo coincide con la memoria coincide con il luogo, quindi è inutile mettere delle scritte, delle cose, addirittura certi architetti avevano proposto di mettere delle sagome, delle cose interattive, come si dice, no? Dei video, e lui ha assolutamente mandato a quel paese, diciamo, queste proposte, perché il campo deve rimanere così com'è. Certo, ci vuole la manutenzione che lui fa, però deve rimanere così com'è. E dice che i giovani che ovviamente rimangono, come dire, di fronte a questo spettacolo estremamente colpiti, e dicono: ma noi che cosa possiamo fare per evitare una cosa del genere, che potrebbe anche succedere? Perché questo è il problema, al di là della commozione, va bene, noi che cosa possiamo fare? E lui risponde sempre, dice: fate qualcosa per gli altri, ma per una persona soltanto, no? Cioè, è inutile mettere, per l'educazione dei giovani, io sono d'accordissimo su questo, mettere in mezzo, non so, la globalizzazione, il capitalismo, no? questi miti, no? Ma la concretezza dell'azione, del comportamento umano, no? Se io odio questa persona, è inutile che faccio questi discorsi di liberazione, di emancipazione, di quello, di quell'altro. No, devo iniziare da me, d'accordo? A fare qualcosa per l'altro, perché soltanto così il mai più di Auschwitz, diciamo così, avrà un senso. Quindi abbiamo toccato un po', diciamo, varie questioni, varie istanze, non tanto il fatto del femminicidio, però
voglio dire, al fondo ci sono anche questo tipo di motivazioni, no? Quante volte abbiamo sentito dire quante donne musulmane non si possono ribellare, altro che l'ammonimento, eccetera. I tribunali islamici sono dei tribunali volanti, no? Il giudice va nel quartiere e così via, fa subito una sentenza, eccetera, sempre un po' a sfavore anche della donna, eccetera, anche se le cose stanno cambiando nei paesi del Maghreb soprattutto, d'accordo? Però è un discorso, chissà quante donne sono morte per questo fatto che purtroppo, devo dire, esiste nel Corano ed è una sura, un capitolo, insomma, che ha dato filo da torcere agli interpreti, quando dice il Corano: quando tornate a casa, battetele alle donne. Battetele così, come dice il proverbio cinese. Sapete il proverbio cinese? Dice: quando torni a casa, batti tua moglie. Dice: anche se tu non lo sai, loro lo sanno perché, eccetera. Ma al di là della cosa, c'è questa sura che in un versetto, naturalmente, non è che è tutta giustificata per quel fatto, per questo fatto, che dice: se non vi ubbidiscono e così via, voi avete la legittimità di batterle, si usa questo termine, che può essere, insomma, anche pesante. Va bene? Quindi c'è questa cosa. Uno dice: vabbè, ma pure l'ebraismo, pure il cristianesimo di San Paolo dice le donne siano sottomesse ai mariti, no? Vi ricordate? È la lettera ai Tessalonicesi in cui si dice questo, che non viene più letta durante i matrimoni, prima si leggeva nella seconda lettura quando c'era il rito del matrimonio. Però attenzione, che in quella lettera dice pure: voi mariti amate le vostre mogli, poi bisogna vedere, interpretare. Sottomissione in greco, perché San Paolo scrive in greco, non significa sottomissione nel senso di passività o di esporsi alla violenza eventuale del marito. Significa qualche altra cosa. Significa essere aperti all'altro, alle sue esigenze. Sottomettersi. E secondo me la sottomissione, in un senso originale, vero, autentico, è il segreto di ogni matrimonio. Grazie. Adesso concludiamo la serata con la professoressa, poetessa, più che professoressa, la professoressa e poetessa, Anita Piscazzi, che è vincitrice del premio Isabella Marra del 2017, Morra del 2017, anche del premio inedito diretto da Davide Ronduni 2017 della Fiera di Torino. Inoltre è anche pianista, ricercatrice in didattica della musica, collabora con diverse riviste letterarie e oggi ci racconterà, ci reciterà delle poesie tratte da un suo libro, Mare Maie, spero di averlo detto bene, che significa povera me. Ecco. Prego, a te la parola, spiega tu. Intanto buonasera a tutti, io ringrazio veramente sentitamente e con grande affetto la dottoressa Cifarelli che mi ha voluta qui e il professor Michele Di Leo. E Mare Maie, non Mare Maie. Beh, certo, non è molto diciamo semplice come titolo. Perché non è semplice come titolo? Perché ho voluto raccontare in questa raccolta appunto poetica, ho voluto raccontare un sud mitico, arcaico e quasi magico che non esiste più. E l'ho raccontato attraverso il mito di Aracne.
No, Arachne ne sapevi tutti, quella donna, quella ragazza che sapeva tessere ed intrecciare i fili, raccontare attraverso le sue tele i racconti e le gesta dei grandi eroi. E un giorno, poverina, appunto, pecca di ubris, di superbia nei confronti della dea Atena, che era altrettanto brava, e quindi sapete che gli dei non devono assolutamente essere superati dagli umani, e quindi viene appunto viene punita, e viene punita da una specie di oggetto appuntito, no? Una specie di fuso che la dea Atena le lancia e va a finire alla testa di Arachne, che viene forata, e quindi in quel momento Arachne si trasforma e la testa diviene più piccola, si gonfia il ventre il ventre si gonfia di fili neri, quindi non ha più niente da raccontare. Questi fili fuoriescono dalla bocca di Arachne, che anziché raccontare quelle storie incredibili attraverso le sue tele meravigliose di grandi condottieri, non riesce a dire più nulla, quindi riesce solo a tessere delle, appunto, ragnatele. Io, diciamo, come Arachne, no? Sono l'io lirico di questa raccolta, nel senso che divido il libro anch'io in tre tele. La prima tela l'ho intitolata tellurica perché ha un significato proprio di terra, della nostra terra. In realtà Mare Mai è un omaggio al nostro sud, ma a tutti i sud del mondo, in particolare alla nostra terra. E in tellurica raccolgo tutti quei racconti e quelle tradizioni, appunto, popolari che sono conservate nei nostri territori che soffrono in questa maniera per quanto riguarda la globalizzazione. Ecco, la globalizzazione ha cancellato quella che è la nostra identità, l'identità e la narrazione delle nostre regioni e dei nostri territori. Prima dicevo che racconto un sud mitico e arcaico che appunto non esiste più proprio per questo motivo, perché è stato soffocato e cancellato definitivamente dalla globalizzazione. E come lo faccio? Lo faccio anche utilizzando un plurilinguismo. Infatti una di queste sere, una delle sere in cui sono venuta qui a recitare alcune poesie, c'erano dei versi scritti appunto in greco bizantino, che è un'etnia, che è una minoranza linguistica, minoranza linguistica che viene ancora oggi parlata da alcuni anziani di quelle nuove regioni che trovano intorno alla provincia di Lecce, appunto la Grecia salentina. E il nostro territorio e la nostra regione è piena di comunità che parlano ancora queste minoranze linguistiche e si trovano soprattutto all'estremità, no, della nostra regione. Quindi greco-bizantino per l'estremità del Tacco, della Puglia, e invece se andiamo alla parte opposta, nel Gargano, quei paesini che si trovano nell'Appennino Etauro, parlano ancora un francese antichissimo, no, il provenzale. E ci sono anche alcune comunità di Arbresh, no? di lingua di albanese, diciamo, antico. E la spiegazione poi a quello che tu mi chiedevi, no, oggi pomeriggio, di spiegare alcuni diciamo, significati di questa lingua così particolare. La seconda tela, invece, è intitolata Madre Kunti. Madre Kunti è il racconto delle madri, no? delle nostre donne, le donne del sud, ma in particolare mi riferisco ad alcuni anziani, sempre di quella regione della Grecia salentina, che un tempo erano proprio pagate, compensate per battersi il petto, per strapparsi i capelli, insomma, sto parlando delle prefiche, non le prefiche che partecipavano al
funerali. Come treno in Grecia. Sì, certo, sì, perché quella tradizione greca è quella, no? E quindi le prefiche erano pagate per andare, no, durante i funerali e iniziare questa specie di rito, di cantilena, di lamentazione, no? E adesso mi ricollego quindi al titolo, no, del libro, Mare Maie. Mare Maie è appunto l'incipit di un canto di pianto, cioè il canto di pianto, una lamentazione funebre, che cos'è in realtà? È un canto dell'assenza, quindi è nello stesso tempo sia un canto che un compianto per un oggetto, per un qualcosa, per una persona che non c'è più. E quindi si sente fortemente questa assenza, in questo caso l'assenza che si sente in questa raccolta è ancora una volta di quel sud arcaico particolare, dei miti, dei racconti, appunto dei racconti delle madri, delle nostre nonne, delle donne del sud che esistono ancora oggi, che non abbiamo più, che si è perso comunque nel tempo. C'è un aneddoto diciamo particolare legato a questa regione che riguarda Pasolini. No, Pasolini, sapete, era innamorato delle periferie, dei dialetti, e intorno al 75 lui intraprende questo viaggio lo fa in collaborazione con Cecilia Mangini, che è una delle più grandi, straordinarie documentariste, registe di origine tarantina, che adesso ha quasi 90 anni. E decide Pasolini di scendere in Puglia. L'aveva già fatto Ungaretti prima di lui, negli anni 50-60 Ungaretti aveva intrapreso questo viaggio nelle Puglie per sperimentare appunto questi luoghi così fantastici, ancora allora non erano ancora conosciuti. E quindi Pasolini viene qui al sud, va giù a Galatina, perché la sua intenzione era quella di fare un documentario, di intervistare le prefiche. Allora, conosce le prefiche a Galatina e chiede loro di intonare appunto questi canti. Le prefiche ovviamente si rifiutano, dicono no, non possiamo intonare questi canti, perché se non c'è il defunto non lo possiamo fare, e soprattutto porta male, no? Dissero le prefiche a Pasolini. Pasolini, curiosissimo, no? Doveva fare questo documentario, un documentario che vi invito a vedere. Il documentario si chiama Stendalì è un termine dialettale di origine salentina che significa e suonano ancora, ed è molto forte, molto duro. Insomma, convince le prefiche iniziano questa lamentazione ritmica con i fazzoletti bianchi, con il battito del petto come le troiane, no? E si strappano i capelli. Insomma, finisce l'avventura e questa esperienza di Pasolini. Pasolini ritorna a Roma. Dopo neanche una decina di giorni, Pasolini, si sa, muore misteriosamente, viene ritrovato nelle borgate romane. Però, insomma, per chi ci crede, questa cosa ci fa riflettere. Le prefiche dovevano anche pensare, guarda che non possiamo assolutamente intraprendere questi canti, queste lamentazioni, perché portano male se non c'è un defunto, comunque un qualcosa che abbiamo perso, che non c'è più. Vabbè, al di là di questa storia, così, di questo aneddoto che forse pochi sanno, ecco, arriviamo all'ultima tela di Mare Maie. Invece l'ho voluta intitolare Onirica, che è qualcosa che riguarda appunto il sogno, l'immaginazione e soprattutto il reinventarsi, reimmaginare questo sud, volerlo ricucire attraverso la tela, attraverso l'intreccio di questi fili di racconto, quel sud che non c'è più, no? Quindi il passaggio, il percorso delle tre tele
fedele poi alla fine non è altro che questo, cioè di arrivare all'ultimo intreccio di Tirano. Voi sapete che intrecciare, tessere è un'arte antichissima ed è un'arte femminile e riguarda anche il testo, la scrittura è questa, nel momento in cui noi andiamo a scrivere intrecciamo delle trame, però noi non scriviamo solamente delle storie, le possiamo raccontare, possiamo anche raccontarci, e nel momento in cui ci raccontiamo creiamo una specie di filo con l'altro, di filo che ci unisce in complicità, no? Con chi ci sta ascoltando e con chi ci sta anche leggendo, quindi si crea questa specie di legame. Bene, io concludo, perché tanto è tardissimo, e concludo con la lettura, sì, di tre poesie, ho scelto tre poesie, una per ogni tela, e adesso vi racconto appunto questo mio sogno attraverso una poesia. Dunque, la prima è tratta dalla prima tela, tellurica, e dice così. Quando verrai in questo sud, resta, resta e racconta di anziani, cortecce d'ulivo ai bordi di una panchina, sotto una cassa armonica, ossario di agrifogli, nell'ora del giudizio. Resta e racconta di loro, pesca di speranza. Aremu, aremu, stitta la San Mavro, ruote di biciclette storte, come i denti che masticano l'aria e le schiene curve nella luce che arranca. Dove potrai sentire pianto più forte di madri dei sette dolori, lamentatrici di morte, troiane convulse a battersi il petto, cantilenare lo stesso ritornello. Erchete, erchete, o Tanato, ti rispettei. Quando verrai in questo sud, siediti e ascolta il canto della figlia del re che porta lo fiume, in segno di buona ventura e di una Madonna che l'accompagni. Beh, in questa poesia ci sono appunto i due versi, no, che ho recitato in greco, Aremostita la San Mavro, cioè significa chissà quale mare nero, no? Per sottolineare quindi questa sofferenza, ma anche questo fatto di noi del sud, in particolare delle donne, di lamentarsi sempre, no? Che va sempre male, mare mai, amara a me, no? Amara a me, amara a te, no? Che deriva proprio da questo dialetto abruzzese, in realtà, che poi si è evoluto in tutto il sud e ha cambiato un po', è stato variato ed è arrivato. Io ancora oggi sento alcune vecchiette che dicono amara mai, no? Povera me, povera me, non è che... E poi c'è l'altro verso, erchete, Tanato, ti rispettei, cioè viene la morte che non ti rispetta, no? Quindi in effetti è così, cioè la morte arriva nel momento in cui non ce l'aspettiamo, però la devi accettare. Bene, la seconda poesia invece è tratta dalla seconda tela. Pagina 46, la seconda. Tratta dalla seconda tela, quindi Madri Cunti, di queste donne appunto
donne generalmente vestite di nero, scarmigliate, no? le battenti che hanno questo ritmo quando intonano questi canti. Scarmigliate donne, nere, nei capelli, nere, negli scialli, schiacciano la malanima. In mano hanno un panno bianco, intrecciano fili d'esistenza intorno alla casa del diavolo. In schiere di cimbali, come sufi o danzatori di San Salvador de Bahia, nel sud dei sud, dove il sudore sgoccia in sofferenza. Dormi, dormi, piccola mia, dormi, bella dell'anima mia, dormi sul mare e sul suo dondolio. Ecco, l'ultima, e con l'ultima chiudiamo, che tratta dalla terza e ultima tela onirica che, come vi ho accennato, è una specie di rinascita, no? Di reimmaginare, reinventarsi, no? un sud così arcaico e antico. E dice così: indosso un vestito nuovo, tessuto da mano imperatrice. Mi domanderai dove è finita la mia aderenza al caos. Perdute le sembianze del mio corpo, sarò per te un ramo fiorito, un frutto voluttuoso, un destino già visto. Ricomincio la tela e, al contrario, sfilo perle di clessidra. È finito il tremore di te. Sono salva, sguscio via, creatura evanescente, volo di butterfly. E oggi indosso un vestito nuovo.